Sei qui ancora con Mario Dinolfi e Carlotta Natoli, che già hanno fatto il loro sketch dedicato al bluff, ma noi li vogliamo riutilizzare, perché due settimane fa abbiamo provato a bluffare uno Shakespeare attualizzato stile Moccia, quella volta era Giulietta e Romeo, questa volta vogliamo provare a rifarlo, sempre Shakespeare, però Otello. Arrivano i copioni. Diamo un copione a Carlotta Natoli, e ecco, questo dovrebbe essere il tuo e questo invece dovrebbe essere il tuo. Ovviamente tu sarai Otello e tu sarai Desdemona. Se abbiamo anche una musica adatta, una via di mezzo fra l'allegro e il disperato, questa è perfetta. Ma ha fatto proprio rosicà. Sto proprio che rosicà. Cioè, ho proprio rosicato. Cioè, dai, non è possibile. Ma ha fatto proprio rosicato, rosicato troppo. Cioè, ma te pare, sta pure a dormire sta zozza. Che rosicata. Oh, vedi che ci sta. Ma che stai, Otello? No, sono un altro. Ma oh, infatti, sei un altro, infatti. Ma che è davvero un altro? Oh, ammazza, oh. Ma come stai a fare rosicato? Allora, cioè, Desi, sto a rosicare troppo. Dai, mo no, sto scherzando, dai, tranquillo, scialla. Scialla? Scialla? Si dice cioè, così, scialla, ma te no. Ma rende conto, te se rende conto di quanto sto a rosicare io? Amoro, ma che ti ho fatto? Ma che, cioè, mo adesso dimmi, che non ti risulto più? Cioè, Desi, tu mi risulti pure, perché a risultare a me mi risulti. E beh, c'è una cosa, mo. Me devi capire che io sto a rosicare una cifra, cioè, ma tu vedi, mi vedi così, buono buono, no? Che sembro pure pacioccone, buono, ma io ho tutta una cosa dentro, io mo ti dico, sto proprio a sbroccare. Ho capito, cioè, ma in che senso, cioè, sto a sbroccare, cioè, ma che davvero stai a sbroccare, proprio che stai a sbroccare? Fammo io te lo dico, io a te te faccio Gabrio. Oddio, oddio, ti posso chiamare Oddi? Mi piace Oddi. Perché ti sei incazzato? Mi hanno detto che ti piace fare la scambista dei Kleenex a Ponte Mirvio, te dico solo questo. Cioè, con tutto il bene che te voglio, ma stai te fuori, sta a fare una tragedia. Carlotta Natoli, Mario Dinolfi, meritano un grande applauso. Mentre io proporrei un minuto di raccoglimento per William Shakespeare. E allora concediamo anche Carlotta e Mario Dinolfi, li rivedremo alla fine.